Eccoci qui, una nuova puntata di Chiacchiere in Calottina per raccontarvi che cosa è successo negli ultimi giorni della nostra pallanuoto maschile e femminile e che cosa accadrà in questo weekend, sempre ricco di partite e insomma anche novità, perché c'è davvero moltissimo di cui parlare. Iniziamo subito con il presentarvi la finale scudetto in campo maschile. In campo femminile tra Plebiscito Padova e Equipe Orizzonte, una sfida ormai che conosciamo molto bene perché sono le due squadre che più si sono sfidate in questi ultimi anni proprio per lo scudetto. Si inizierà con gara 1 il 28 maggio, gara 2 invece il 30 di maggio. Si sfideranno al meglio delle 5 gare, si inizierà a Padova, poi gara 3 eventuale gara 4 si sposteranno a Catania. Finale del terzo posto sarà una gara secca, sempre il 28 di maggio, tra SIS Roma e Vetro Carci SS Verona. Lo abbiamo detto, una sfida che ormai si protrae da diversi anni tra Plebiscito Padova e Equipe Orizzonte, due squadre che si conoscono molto bene, le due squadre forse anche quest'anno più accreditate per la vittoria dello scudetto. Iniziamo presentandovi la sfida con le voci del in casa Plebiscito Padova, le protagoniste di questa, della finale, della semifinale vinta contro la Vetro Carci SS Verona, una partita, la gara 3, anche molto particolare perché senza l'allenatore Stefano Posterivo, che non ha potuto allenare a causa di provvedimenti disciplinari dopo gara 2, senza assente anche Chiara Ranalli, una delle giocatrici anche più in forma di questa formazione. E allora le parole delle protagoniste di Plebiscito Padova alla vigilia di una sfida importantissima, gara 1 di finale scudetto contro l'Equipe Orizzonte. Venivamo da una sconfitta nella prima partita dove era un nostro passo falso perché comunque non eravamo per niente entrate in acqua, quindi avevamo voglia di riscatto, di rivincita e così è stato. Cioè, già dalla seconda partita comunque abbiamo dimostrato che volevamo vincere a tutti i costi. Nella terza partita dove si sono presentate anche delle difficoltà come ad esempio la squalifica di Stefano e la brutalità di Chiara, penso che quelle difficoltà ci abbiano unito maggiormente in acqua e ci abbiano dato comunque la motivazione giusta e ci ha dato comunque più grinta e la determinazione per poi vincere e disputare un'ottima prestazione, un'ottima gara. E ora siamo felicissime comunque di questo risultato. Ti dico, maggiormente ci siamo guardate e non potevamo sbagliare. Non potevamo sbagliare e dovevamo aiutarci in acqua in tutti i sensi, perché comunque non c'era Stefano, che magari ci poteva dare maggior consigli e tutto, ma a parte che abbiamo avuto comunque Alberto Trevisan, che è stato all'altezza comunque, ci ha dato una grande mano, ma sapevamo quello che dovevamo fare, e dovevamo semplicemente giocare a pallanuoto, giocare di squadra e imporre il nostro gioco e giocare con grinta, la grinta che ci ha sempre contraddistinto anche in tutto il campionato, quindi bastava fare le cose semplici, ti dico, quindi è stato quello. Ci sono partite in cui qualcuno gioca meglio, qualcuno gioca un po' meno bene, però l'importante è continuare a giocare di gruppo, cioè non abbattersi quando magari non entra un tiro, e la stessa Laura quando entra magari un tiro sbagliato, noi siamo sempre lì pronte a sostenerci l'un l'altra perché penso che sia la forza più grande. La forza più grande e comunque se giochiamo tutte bene possiamo fare delle ottime prestazioni, delle ottime partite, ma naturalmente si gioca di squadra e poi ci sarà sempre uno che magari viene marcata di più e magari ha più difficoltà, ma l'importante è appunto che un'altra giocatrice compagna si faccia trovare pronta e
comunque ci fidiamo l'un l'altra, quindi non è importante un mio tiro, è importante il mio passaggio se poi può fare gol alla squadra. Sì, e ora inizia la parte più bella del campionato. Contro una squadra molto forte che comunque è l'Equipe Orizzonte. Noi sicuramente dobbiamo restare concentrate, giocare come sappiamo e restare comunque focalizzate verso il nostro obiettivo, che è quello più o meno che stiamo preparando da ormai un anno e mezzo, diciamo, cioè, con la pandemia e tutto. Penso che siano delle partite dure, sicuramente, ma come ti ho detto, noi dobbiamo essere concentrate. Per me, in realtà, è la mia prima finale scudetto, quindi io sono molto emozionata e contenta, e anche perché fino a poco tempo fa ero anch'io a guardare dalla televisione questo tipo di partite. Oggi mi ritrovo a far parte comunque di questa meravigliosa squadra e di questo magnifico gruppo e ne sono solo che fiera. Quindi ora bisognerà entrare in acqua concentrate, con grinta, con carattere, testa e cuore e poi penso che lotteremo sicuramente fino alla fine. E poi vincerà la migliore, chi giocherà meglio. Ci saranno sicuramente delle bellissime partite da giocare e da vedere per gli spettatori che non potranno essere lì con noi. Appena sono arrivata qui a Padova, ho detto: oh mio Dio, dovrò giocare con giocatrici di altissimo livello che hanno vinto tanto. Quindi sono entrata qui a mani basse, testa bassa. E poi dopo un allenamento, dopo gli allenamenti, le partite, quasi penso di non averci mai nemmeno pensato troppo. È stato naturale. Poi dopo mi hanno dato fiducia, io ho dato fiducia a loro e quindi alla fine mi sono integrata benissimo in questa squadra. A volte se ci ripenso non mi sembra vero, no? Sono lì che sono partita dalla mia acquaiara e sono arrivata qui, che comunque è una realtà grande che richiede tanto sforzo comunque. Tanti sacrifici e niente, non sono emozionata, cioè sono molto felice comunque. Paura non ne ho. Ma penso, ti ho detto, e penso che poi la formula aiuti parecchio perché non è una partita secca. Quindi sono delle partite che devi entrare tranquillo, concentrato e devi giocare come sappiamo, cioè dobbiamo comunque restare concentrate. E poi alla lunga si vedrà chi sarà il migliore. Non ti so dire come mi posso preparare. Mi sento emozionata, poi venerdì sarà tutta un'altra storia. Viverle è sempre differente dal pensarle, immaginarle. L'Orizzonte sicuramente è una squadra molto forte, ha delle ottime comunque individualità, delle ottime tiratrici e degli ottimi centroboa, perché sappiamo Valeria e Rosaria. Durante questo campionato abbiamo capito che la cosa più importante è come noi entriamo in acqua, come imponiamo il nostro gioco, che è comunque basato sul contropiede, sulle ripartenze. E quindi noi dobbiamo sfruttare al meglio le nostre qualità, le nostre capacità, che sono proprio queste, il contropiede, della velocità. E poi dobbiamo mettere la palla in porta, sicuramente. Dall'altra parte c'è l'Equipe Orizzonte,
l'altra finalista, l'altra squadra accreditata per questo scudetto, squadra che ha vinto anche la Coppa Italia quest'anno, reduce da tre gare contro la SIS Roma molto impegnative, ma giocate con estrema lucidità, con estrema maturità anche da parte delle ragazze di Martina Miceli. E allora proprio alle protagoniste abbiamo chiesto di presentarci questa serie, la serie contro il Plebiscito Padova. Sentite. Diciamo che finalmente è uscita la nostra vera identità. Sicuramente il fatto di aver giocato di squadra, di esserci aiutati una con l'altra, ha fatto sì che riuscissimo a portare questa vittoria dalla nostra parte, e soprattutto con questo ampio margine tra le due squadre, il risultato. Speriamo che sia l'inizio. Cioè, abbiamo ancora tanto da far vedere. Ovviamente c'era entusiasmo, eravamo contente, però basta, si gira pagina, allora l'obiettivo finalmente ce l'abbiamo, è lì, sono 5 partite al massimo e dobbiamo dare il meglio, cioè finalmente non ci nascondiamo dietro un dito, è l'obiettivo penso di qualsiasi squadra, vince lo scudetto come il nostro e ora lo vogliamo fortemente. Ho questa anche fortuna che comunque sia da quando ero bambina non ho mai avuto un ruolo ben preciso, ma ho sempre cambiato vari ruoli e quindi col corso del tempo mi è sempre rimasto un po' una mia impronta e comunque sono molto contenta anche quando Martina mi utilizza anche posizioni, perché proprio a me piace. Se facessi forse solo la stessa cosa mi annoierei, perché odio sempre fare sempre le stesse cose e poter cambiare e poter dare un contributo anche in questa squadra in varie posizioni, sono contenta e sono contenta che Martina o la mia squadra si fidi in questo. Ho sempre avuto la fortuna di avere quel carattere che non mi faccio intimorire da se sono una finale scudetto, una finale supercoppa. No, sono sempre stata fortunata sotto questo punto di vista. Sicuramente non mi prendevo mai la responsabilità, non perché non avessi paura, ma perché dicevo sempre c'è qualcun altro che se la prende al mio posto. Invece in questi 2 anni, quando sono a Catania, abbiamo lavorato sotto questo aspetto in cui io non ero una delle tante, ma io dovevo far parte della squadra e se all'ultimo minuto della partita io dovevo tirare, dovevo farlo in tutta tranquillità, serenità, e sapevo che le altre mi aiutavano. E quindi sicuramente è un lavoro che Martina in questi 2 anni ha fatto su di me, calcolando che per me è anche la mia prima finale di scudetto e quindi forse all'alba dei 27 anni dico finalmente anche. Diciamo che è la partita che aspettiamo dall'inizio dell'anno, comunque lo vogliamo così tanto che non vediamo l'ora di poter giocare, di poter far vedere quanto valiamo e quelle che siamo. Noi daremo l'anima e vi consiglio di seguirvi, perché saranno sicuramente delle belle partite, perché tra noi e Padova comunque c'è sempre stato una bella partita da vedere. Speriamo di poter dare il meglio e si vedrà. Per me io non vedo l'ora proprio di giocarla, non penso che sia, nella mia testa dico è una partita come le altre, do lo stesso 100%, anche se gioco con una partita in cui il risultato è scontato, do sempre un 100%, come deve essere questa finale scudetto. Sicuramente devo attenzionarmi su alcuni miei difetti che ho, alcune mie disattenzioni, però sono pronta, manca poco ormai. Il loro punto di forza, come tutti sanno, è il loro contropiede. Loro hanno questa capacità, sono forse tra le migliori squadre per portare il contropiede e sicuramente è una cosa che noi dobbiamo attenzionare. Secondo me loro, cioè la nostra fortuna è che siamo una squadra in cui non solo io, ma anche altre persone, tutti possono giocare in più posti differenti e nessuno è timoroso di fare qualcosa. E quindi è difficilmente puoi dire, vabbè, lasciami quella che intanto non mi tira. Ma non dico far gol, non mi tira o non mi pensa, o non mi mette paura. Quindi sicuramente quello. E poi l'altra cosa è che se noi giochiamo bene in difesa, siamo veramente brave. Cioè, tutto parte dalla difesa. Se giochi bene in difesa, poi piano piano in attacco ti esce qualcosa. E noi dobbiamo pensare questo, la difesa, poi l'attacco.
Ci spostiamo in campo maschile perché abbiamo la squadra vincitrice dello scudetto in campo proprio maschile. Stiamo parlando della AN Brescia che ha vinto gara 3 e gara 4 in casa, proprio nella piscina di Monpiano. Due gare in cui si è vista davvero una bellissima pallanuoto giocata da parte di entrambe le squadre. Gara 3 vinta dal Brescia ai rigori, 15 a 13. Brescia avanti tutta la partita, sul finale si è fatto recuperare dalla Prorecco e poi un rigore sbagliato da Cenniche e un rigore parato da Dellungo su Figlioli hanno regalato la vittoria proprio al Brescia. Da segnalare le grandi prestazioni di entrambi i portieri e i 6 gol dell'ex della Prorecco, Vincenzo Renzuto, in forza proprio quest'anno al Brescia, e anche del capitano Cristian Presciutti, autore di gol decisivi soprattutto sul finale. Vittoria anche appunto in gara 4, 11 a 10 il risultato. Anche qui da segnalare la sontuosa partita del portiere Dellungo e l'ottimo Vincenzo Dolce, top scorer di giornata con 4 reti importantissime in questa quarta gara che ha chiuso appunto le finali scudetto. In queste gare una Brescia che è cresciuta tantissimo, una Brescia che forse mai come ora ha fatto davvero vedere le qualità che ha questa squadra, la qualità dell'intero organico dopo una stagione in cui forse in alcuni frangenti ha faticato 3 a 1, quindi la serie Brescia campione d'Italia, la vittoria dello scudetto, una vittoria comunque storica, storica soprattutto perché arriva dopo 15 anni di egemonia della Prorecco e quindi insomma la soddisfazione anche di molti dei protagonisti, penso per esempio a Cristian Presciutti che dopo 12 anni in questa società finalmente è riuscito a strappare, a raggiungere questo obiettivo che davvero la società aveva nel mirino da diverso tempo. È riuscita quindi la squadra di Sandro Bovo ad avere la meglio, anche appunto contro una squadra molto solida. Finisce quindi il dominio decennale della squadra ligure, è la AN Brescia ad aggiudicarsi lo scudetto. E allora eccole le immagini di felicità, di commozione, i festeggiamenti della squadra della AN Brescia, grazie all'aiuto preziosissimo dell'addetto stampa Michele Iacobello. Vi faccio anche sentire le parole soddisfatte dei protagonisti di questa vittoria. Ha un sapore speciale questo scudetto, veramente. Ha un sapore unico. Sono 10 anni che ci proviamo. Io l'ho detto già, questa squadra mi è piaciuta sin dall'inizio con la grinta, dai primi allenamenti, l'ho detto alla presentazione che eravamo come delle zanzare, no? Appena ti pizzicava una, la schiacciavi, c'era subito quell'altra. E questo è lo spirito che dovevamo giocare. Noi ce l'abbiamo giocato, ci siamo riusciti e abbiamo una squadra che partita dopo partita ha avuto sempre più la consapevolezza e è servita anche quella batosta in Coppa Italia. Quella batosta in Coppa Italia per capire che veramente chi siamo, quindi questa vittoria è unica finalmente, è dedicata alla città, alla società, a tutti quelli che ci hanno sostenuto in questi anni e che credevano in noi, alla mia famiglia. Non ho parole. Questa è la dimostrazione di questo Brescia di quello che vale, perché già dalla finale di Coppa Italia non eravamo noi. E questa è la dimostrazione del nostro potenziale, di quello che possiamo fare. E quello che abbiamo fatto soprattutto, perché non è finita qua, perché sono altre 3 partite di altissimo livello per la Champions League dove possiamo competere a viso aperto con tutte le squadre. Questo scudetto è sicuramente anche per Piero, che ormai, vabbè, ci guarda da lassù, diciamo, dai. Ci guarda da lassù e quest'anno ci ha messo una mano su di noi, ha voluto che fossimo noi vincitori a salire sul gradino più alto. Ti dico, ho pianto soltanto un'altra volta per una vittoria, questa è la seconda, quindi è stata veramente uscita così, voluta sin dall'inizio, sapevamo che sarebbe stata molto difficile, ma non, come abbiamo visto qua non è stata impossibile. Abbiamo messo
messo la voglia, ci abbiamo messo tutto e di più, ragazzi, abbiamo fatto vincere tutti, fatto vincere tutti e tutti. Ma... sono 10 anni che lottiamo, che costruiamo, che sappiamo attendere e sappiamo che con il lavoro duro sarebbe arrivato questo risultato. Ogni anno l'abbiamo aspettato, ogni anno ci sentivamo di essere vicini e meritarcelo. E quest'anno è arrivato. È una gioia immensa. Secondo me è vero quello che dice il prezzo. Ogni anno ci abbiamo creduto, pur con mezzi infinitamente inferiori. Quest'anno abbiamo fatto una squadra, abbiamo alzato il livello della squadra, che non era come qualità superiore a quella della ProRec. Però oggi abbiamo fatto una grande partita veramente da squadra, tre partite. Ma quando sono entrato nella sala, lo dicevo prima, e ho visto la foto di Piero dietro, nella sala Borelli, ho detto taci che stavolta lo facciamo contento. E la dedichiamo a lui, ovviamente. Ah, una grande emozione, un momento veramente bellissimo che racchiude tutto il lavoro che abbiamo fatto fino ad oggi, il grande lavoro di Sandro, di Andrea, il lavoro della società, dei ragazzi che sono fantastici. Abbiamo ammazzato una corazzata che era difficile da ammazzare, col lavoro e con l'amore per la pallanuoto l'abbiamo fatto. Finale, terzo posto tra Rarinantes Savona e Telimar Palermo, finisce 2-0 per la squadra ligure, che dopo aver vinto gara 1 vince anche gara 2 nella piscina siciliana e si aggiudica il terzo posto, il posto che assegna il pass per la Champions League, un obiettivo sicuramente stagionale della squadra ligure che avrebbe voluto a provare anche insomma a qualificarsi per la finale scudetto, quello probabilmente è un obiettivo che si porterà dietro anche per le prossime stagioni. Intanto però terzo posto conquistato, Champions League da giocarsi l'anno prossimo e la grandissima ovviamente soddisfazione di aver ancora una volta dimostrato il valore in acqua della squadra. Vi faremo ascoltare magari prossimamente nelle prossime puntate le parole dei protagonisti della vittoria di questo terzo posto, di questa insomma Champions League che finalmente si potrà giocare l'anno prossimo. Girone play-out si giocherà questo fine settimana, l'ultima giornata di campionato, la decima giornata decisiva per due squadre che si giocheranno la permanenza in Serie A1. Andiamo a vedere gli appuntamenti. Genova quinto contro Roma Nuoto, già salve da qualche giornata. Florenzia contro Milano sarà la partita decisiva proprio per la salvezza. Riposerà la Lazio Nuoto, anche lei salva nella nona e la sua ultima giornata proprio per il riposo di questa decima. Salva proprio per la vittoria contro la Waterpolo Milano alla Piscina Cozzi per 9-10. La classifica lo vedete: Genova quinto a quota 21, Roma Nuoto a quota 12, Lazio a 9, tutte e tre appunto le squadre già salve, Milano e Florenzia a quota 6, le due squadre che appunto si giocheranno la permanenza in Serie A1 in quest'ultima e decisiva giornata di campionato, la decima appunto. Io vi ringrazio, è terminata anche questa puntata di Chiacchiere in Calottina, vi ringrazio per essere stati qui con noi, per averci seguito anche oggi con tutti gli aggiornamenti, con tutte le voci dei protagonisti. L'appuntamento è ovviamente alla prossima settimana con novità, con nuove sfide, magari qualche insomma nuova voce da farvi sentire, sempre qui a Chiacchiere in Calottina. Ciao!